Napoli, capitale dello sviluppo sostenibile in area Euromed, la sesta edizione del Salone Mediterraneo della Responsabilità Sociale Condivisa, appuntamento nazionale in tema di innovazione responsabile, è in programma fino al 26 ottobre nelle sale della Camera di Commercio di Napoli, durante la Settimana Europea per la Sicurezza e la Salute sul Lavoro, come unica tappa nel centro-sud Italia di presentazione della campagna 2018-2019. Raffaella Papa, presidente di Spazio alla Responsabilità CSR Med Forum, spiega. Abbiamo lavorato tanto, ma soprattutto abbiamo avviato tanti progetti e come ogni anno il Salone si propone di portare a sintesi quello che è stato fatto negli anni precedenti e lanciare nuove sfide per arrivare alla successiva edizione. Tanti i temi, dai trasporti alle ZES, dall'asse Italia-Malta-Tunisia, delle nuove opportunità di collaborazione, secondo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile promossi dall'Agenda 2030, dall'innovazione responsabile alla cittadinanza digitale, con la consueta conclusione dedicata alla terza edizione della campagna Comunicare la responsabilità di comunicare, con il conferimento di riconoscimenti a informazione, sport e impresa, comprendendo anche il mondo delle start-up innovative a elevata ricaduta sociale. Il presidente di EAV, Umberto De Gregorio. Prima società partecipata in Campania in assoluto, che presenta questo importante impegno, ancora non formalmente obbligatorio, ma che diventerà obbligatorio dall'anno prossimo, nel quale raccontiamo esattamente il bilancio non dei numeri, ma delle attività che hanno impatto sulla collettività, utenti, fornitori. Quindi racconteremo della Banca delle Ferie Solidali, racconteremo dei progressi nel campo della disability attività e una serie di iniziative interessanti che abbiamo posto in essere negli ultimi mesi e che ci fanno dire che il lavoro che stiamo facendo è interessante non solo dal punto di vista contabile, dove abbiamo raggiunto il pareggio di bilancio, ma anche dal punto di vista sociale. Alla prima giornata è intervenuto anche il direttore regionale dell'INAIL, Daniele Leone. Faremo l'apertura proprio della campagna europea qua e poi successivamente sarà fatto proprio un seminario sul rischio chimico proprio nei luoghi di lavoro, quindi sulla prevenzione in modo particolare con l'ottica delle piccole e medie imprese.